Allora, ciao Simone e benvenuto su Hotpot Italia. Ho Ciao Francesco, una domanda grazie. semplice, cioè che sembra semplice ma potrebbe essere molto più complicata, ovvero chi sei, chi è Simone Ceruffoli? Sono un imprenditore che cerca di essere, come dire, il più creativo possibile in quello che fa. Quindi cerco di fare imprenditoria nella ristorazione in maniera creativa, cerco di fare in maniera creativa, comunicazione e marketing attraverso l'agenzia che si chiama Herbicide. E ho un percorso di studio abbastanza strano, e quindi ho la mente Strano in che abbastanza senso? strano perché ho studiato cose disparate, non sono un accademico, nonostante alcuni dei miei libri si studino nelle università. E quindi quello che ho fatto in maniera individuale e individualistica, scusami, tolgo questo, e quindi il mio percorso di studio è personale, profilato su di me e non su di un meccanismo accademico. E quindi in particolare cosa hai studiato sia a livello accademico che a livello personale, su quali temi, su quali materie ti sei Psicologia, concentrato? Ok. filosofia, cinema, storia, letteratura, fisica, più o meno questo. E quindi la domanda che mi sorge spontanea è, soprattutto hai studiato materie umanistiche, cosa c'entrano con l'imprenditoria? Cioè non hai citato l'economia, per esempio. Cioè queste materie, questi argomenti sono stati utili anche nel tuo percorso di imprenditore? Sì, Come entrano, insomma, nel tuo percorso? l'economia, come anche la finanza, entra nel mio percorso a livello pratico. Dal momento che sei fondatore di un'azienda, CEO di un'azienda, hai a che fare con fondi di finanziamento parallelamente o no, ti occupi di gestire un budget, hai un bilancio da chiudere ogni anno, eccetera, eccetera. Se questo non è occuparsi di economia. Quindi io prediligo dal punto di vista economico e finanziario la pratica e attraverso la pratica cerco di capire poi la teoria. Faccio il percorso inverso. Tu racconti che hai vissuto 4 vite. Puoi descrivercele brevemente cosa hai fatto in queste 4 vite precedenti per arrivare a quell'attuale di imprenditore e creativo? Beh, la prima è stata quella di atleta, perché sono stato nazionale di atletica leggera e quindi correvo i 1500 metri, ho partecipato ad europei, mondiali, ho vinto un po' di campioni italiani, eccetera. Poi quando ho smesso mi sono accorto che c'era un mondo che era quello da una parte il divertimento, perché fino a 22-23 anni non sapevo cosa fosse, dall'altra lo studio, perché fino a 22-23 anni non avevo probabilmente letto neanche un libro. Poi ho iniziato a scrivere di cinema, a occuparmi di cinema per testate abbastanza importanti. Ho fatto critica cinematografico e poi ho cambiato vita un'altra volta. Mi sono accorto che criticare non era la cosa che mi piaceva di più, anzi mi faceva sentire in imbarazzo. E allora mi sono spostato dopo aver lavorato in fabbrica, aver fatto mille lavori, perché ovviamente scrivere di cinema non ha. Mi dava. Non è così remunerativo. No, per niente. E quindi ho fatto mille lavori, i più umili, puoi immaginare, non avevo neanche il diploma. Sono venuto a Milano e sono riuscito a entrare a far parte della televisione, quindi sono diventato autore, sceneggiatore, camera caffè e altre cose, fino a diventare direttore creativo per un progetto che si chiamava OVO. Un'enciclopedia video, diciamo, una sorta di Wikipedia per immagini. Ero direttore creativo delle produzioni, ancora prima editoriale, quindi costruiamo dei documentari di 3 minuti sullo scibile umano, da Britney Spears a Gesù, per intenderci. Lavoravo a stretto contatto per quanto riguarda la parte italiana, con Treccani e con quella inglese, con Britannica. E
diciamo che erano gli organi che ci vidimavano i testi, ce li accreditavano, i testi che poi sarebbero diventati video, ovviamente. Poi ho lasciato anche quello, mi sono, come sai, anche qui sono mezzo quasi scappato a New York per fare dei colloqui, per cambiare vita. Poi ho avuto un incontro con un simpatico barbone e da lì è cambiata vita un'altra volta, diciamo la quarta è quella che sto ancora percorrendo. Ho capito. E quindi il tema dello spostamento geografico è per te importante oppure, cioè, è stato necessario uno spostamento a Milano per vivere le tue vite successive oppure no? Cosa ti ha dato Milano soprattutto? Ma per me una città è come un terreno dove devi seminare. A Fano c'è il mare, ci sono anche tanti scogli e tirare il tuo seme negli scogli non è che produce niente di che. Quindi ciò che serve per me è una città, al di là di viverci, è il fatto che sia fertile, il fatto che tu con i tuoi semi, con le tue idee, possa fare qualcosa. Quindi per me Milano è importante in questo senso. Per il resto è ovvio che probabilmente starei meglio in Toscana, in campagna, ma se vuoi lavorare in Italia, credo che Milano sia la città migliore. Poi magari domani cambio, vado a Londra o torno a New York, o eccetera, eccetera. Quello che serve per me, quello che deve servire a una città è poter tirarti fuori quello che hai. Per il resto è bello vivere in qualsiasi posto nel E mondo. poi l'altra città che hai citato è sicuramente New York, con un certo tipo di incontro un po' strano, in cui la gente si chiede se sia realtà o finzione. Però noi non poniamoci questa domanda, raccontaci com'è andato. So che hai letto il libro, sono andato a New York attraverso un cargo clandestino, non cargo perché era periodo in cui non avevo soldi, ne ho avuti tanti di periodi in cui non avevo soldi, diciamo 3/4 della vita, anzi 4/5 diciamo, e quindi sono arrivato a New York da clandestino, ho passato 15 giorni in una stiva di una nave, sono arrivato là, ho fatto dei colloqui che avevo già. Per i quali avevo già preso appuntamento, sono andati bene, credo, poi non li più ho sentiti, però l'incontro che ho fatto, che è stato quello che in fondo mi ha cambiato la vita e ha dato la stura per la quarta di vita, è stato l'incontro con un barbone, il quale dopo pochi minuti mi regala un piccolo diario che aveva lui da una vita e che a sua volta l'aveva ricevuto dai suoi genitori, dove all'interno c'erano delle ricette. E in mezzo a queste ricette c'era una ricetta di un fantomatico hamburger, perché i genitori erano tedeschi e come sai l'hamburger è tedesco, non americano. E ho pensato di. Mi disse proprio cerca di farne qualcosa. Ho pensato di farne qualcosa quando sono tornato a casa. L'unico mio interesse era quello di, tornato a Milano, era di fare qualcosa attraverso quel diario, per mezzo di quel diario. E quindi ho cercato per 2 o 3 anni di fare qualcosa nel campo della ristorazione, quindi ho pensato proprio a quell'hamburger di fare, non al tempo mettere su una catena, ma di mettermi in proprio, di aprire una piccola hamburgeria, un piccolo. Direi di provare un po' a scandagliare Burgez e la storia di Burgez, anche se relativamente breve. E volevo provare a farlo tramite le 4P, visto che comunque sei un marchettaro, e quindi partirei dal prodotto per facilitare l'analisi di Burgez, insomma. E quindi ti chiederei di Anche parlarmi del prodotto dell'hamburger. quando hai pronunciato le 4P, mi hai fatto pensare alle 4P del libro Il Vangelo secondo Burgess. Ok, era un aggancio. E non so esattamente, immagino le stesse 4. Ok, le stesse 4 tue. Il prodotto, l'hamburger di Burgess è un hamburger abbastanza semplice. Quello che ho cercato sin dall'inizio è di costruire intorno un hamburger, dato che Burgers nasce nel momento in cui proliferano le hamburgerie a Milano, e non solo a Milano, ma hamburgerie gourmet, fortunatamente.
Quello che cercavo di fare era costruire una personalità intorno a un hamburger, non la personalità, penso, ne parleremo dopo, in quanto brand, ma personalità in quanto gusto, quello che io chiamo brand taste. Come scrivo nel libro Martin Luther King Reloaded, tu quando entri, quando mangi un hamburger di McDonald's, anche se sei bendato, lo riconosci. Questo non avviene per le 90, per il 99% delle hamburgerie e degli hamburger, sembrano tutti uguali. La stessa cosa per le Pringles, per la Nutella, hanno un brand taste che sia chimico o meno, tu riconosci cosa stai mangiando. Quello è una parte fondamentale del marketing. Noi italiani non ci siamo abituati perché siamo poco fortunatamente industrializzati rispetto al cibo. Quello che facciamo a casa noi è cibo buono, che ha una personalità che magari è quella della nonna o quella della mamma, ma non quella di un'industria. Ci agganciamo alla seconda P, che è quella di Place. Quindi ti chiedo quanti locali avete, dove sono, quando sono stati aperti, programma di espansione e quello che ti viene in mente, insomma. Sì, allora, il primo punto è stato aperto in via Savona qua a Milano nel novembre del 2015. Abbiamo aspettato quasi 2 anni per aprire il secondo punto perché volevamo capire davvero che cosa poteva essere una catena. Non abbiamo mai prodotto, non ci siamo mai applicati nelle aperture, cosiddette aperture forzate, devo aprire perché devo aprire, ma volevamo che ci fosse una domanda. E quella c'era. Poi abbiamo aperto il secondo e il terzo immediatamente. Il secondo è un Burgers Go ed è, diciamo, un nostro piccolo vanto. È una cucina su strada senza sala, takeaway e delivery solamente. E questo, diciamo che è una sorta di dark kitchen ad litteram, prima che si pensa, prima che il delivery la facesse, diciamo, da padrona. Però è su strada, quindi non è dark, diciamo, non è ghost kitchen. In questo momento abbiamo 8 punti vendita a Milano, ne abbiamo 2 a Roma, uno a Torino, una a Monza, una a Bergamo, e quindi ne abbiamo 13. Poi aprirà a breve, tra pochi giorni, Como, poi Brescia. Andando avanti, arriveremo a 20 punti alla fine del 2021. Abbiamo già i locali, già nelle città che ti ho detto, ma anche Firenze, Verona. Roma 3, Brescia te l'ho detto, Como, Genova, Bologna. Ok, sempre localizzati in Italia. Sempre localizzati in Italia, finché non arriverà un'occasione importante fuori dall'Italia. Ma sai, io sono dell'idea che finché il tuo mare è pescoso non c'è necessità di andare a pescare in altri mari. Corretto, ci sta. E sempre rimanendo sul tema dei locali, qual è il format che replichi per ogni locale e che lo rendono. Quindi diciamo ogni città cambia. Genova sarà completamente diversa, ci sarà una sorta di mega lanterna che si illumina all'interno e quindi facciamo diciamo, un po' il contrario di quello che si fa normalmente nei fast food. Ok, cercate quindi una contestualizzazione in base Sì, al territorio. E come per mai? esempio di fianco alla Bocconi, qua in Viale Blini, dentro i colori sono quelli dell'oro e del petrolio, diciamo, l'oro e il nero. E come mai? Come mai il cinema a Como, hai detto Brescia? Come mai il Ma cinema a semplicemente, ecco, la contestualizzazione non è necessariamente, non riguarda necessariamente la città, Brescia? Ok. perché è troppo vincolante fare un omaggio a una città, come per esempio stiamo facendo a Genova, non è necessariamente utile e né intelligente, semplicemente perché gli spazi e la conformazione degli spazi del locale ci Ci suggeriva una prestava. cosa del genere. Sì, e poi ci va di fare quello che vogliamo. Poteva essere anche uno studio dentistico, non cambiava niente. Ok, che figata. E come rispetto ai competitors che già hai citato, come McDonald's, a livello di prezzo, come vi posizionate? Siete un po' più alti, un po' più Allora, alla bassi? valle di prezzo siamo ovviamente più alti di McDonald's, perché McDonald's è inarrivabile, Ok. ma per tanti motivi, se poi ne parliamo. E, però
Però quello che è da segnalare, su cui bisogna riflettere, è che se un menù classico di Burgers costa sui 15 euro, 14, 15, poi dipende dal tipo di panino, è così perché è un fast food di qualità. Noi non potremmo mai vendere a 7-8 euro un menù, cioè noi non lo paghiamo di più, noi non possiamo venderlo quindi quei prezzi, ma perché è un'altra cosa, la carne fresca, la cuociamo al momento, le salse sono fatte da noi, eccetera, eccetera. Però per avere un esempio, chiamando in causa competitor nostri sulla stessa fascia qualitativa, a Milano abbiamo Five Guys, siamo 5 euro sotto. Più o meno di media ogni menù, e se prendiamo Shake Shack a Londra, a Parigi, siamo 6, 7, 8 euro in meno a menù. E quindi questo dà l'idea di come Burgers non sia caro e di quali sacrifici Burgers faccia, perché se tu sei Five Guys e vendi a 5 euro in più, ma e quindi da quel momento, quella maglia tempo poi però si è scatenato il mondo. Sessisti, razzisti, che poi se ci pensi è oggigiorno dire che sei razzista o sessista va di moda, no? E quindi il mio pensiero, cosa può essere? Il mio pensiero è: sono al mondo grazie a una donna. Che pensiero vuoi che abbia di negativo rispetto a una donna? Anzi, il mio problema più grosso in questo momento è che io debba giustificarmi e debba dire cosa penso di una donna come se fosse una cosa così strana e estranea a noi. Quindi già una società che ti mette nelle condizioni di doverti giustificare, già c'è un problema. Il ragionamento è cristallino, è veramente preciso, mi ci ritrovo molto. Rimanendo in tema donne, ma contestualizzandole su di te, ti vorrei chiedere della donna più importante forse della tua vita, cioè forse non proprio la più importante, però attualmente la più importante per Burgess, cioè Martina. Sì. Intanto è interessante come vi siete conosciuti. Allora, ovviamente lo dico sempre, non è piaggeria, ma è ciò che penso. Se non ci fosse stata lei, non saremmo qui tutti, ovviamente. Perché trovare una persona, la chiami al telefono e le dici: ho un'idea in testa, un'idea che veniva da uno scapestrato senza un euro, e lei prende, ti raggiunge, fa 500 km, il giorno dopo è già a casa tua per ragionare su questa idea, e non capita tutti i giorni. E quindi io devo, ho un altare votivo a casa con le sembianze di Martina e facciamo una preghiera. Perché quando la cosa bella è che quando una donna invece che un uomo è dalla tua parte, puoi veramente scalare delle montagne. E quindi Martina è stata quella che, per esempio, si è precipitata a Londra in 2 secondi senza un euro, è andata a abitare da un'amica che conosceva a malapena per poter lavorare da Shake Shack, farsi prendere da Shake Shack, cercare di capire il più possibile, eccetera, eccetera. Poi tornare qua e poi vivere con me in un monolocale in via Padova, nonostante non fossimo fidanzati, e comunque era dura perché io non lavoravo, mangiavo a stento, lei faceva un piccolo lavoretto al mattino, non poteva farlo tutto il giorno perché poi dovevamo lavorare su questo progetto, sul progetto di Burgess. E quindi che io vuoi dire a Martina, direbbero i romani, e quindi è fondamentale, diciamo, è l'altra metà di Burgess. Nelle operazioni, nelle attività quotidiane, lei di cosa si occupa? Come vi siete divisi? Lei si occupa delle cose serie, diciamo, quindi si occupa di realizzare attraverso la sua, diciamo, la sua squadra, di mettere in piedi i locali, di tenere le fila di tutte le maestranze che ci sono all'interno di un locale, e è la memoria storica, insieme a me, è la persona attraverso la quale dovresti recarti se hai dei problemi che riguardano l'operatività, eccetera, eccetera. È la persona che ha trovato tutti i fornitori all'inizio di questo percorso, e quindi lei si occupa delle cose più pratiche dell'azienda. Io sono il cazzaro, diciamo, io sono quello che si occupa di marketing, che si occupa di capire dove aprire, dove non aprire.
se far entrare un fondo, se non farlo entrare, diciamo che la visione più ampia dell'azienda, quella è portata avanti ovviamente da me. E quindi passiamo alle tue cazzate di cui ti occupi, ovvero Sì. Le tue attività di comunicazione, che Hai sono visto come te l'ho piuttosto... alzata? Cos'è? Hai visto come te l'ho alzata? Schiacciata, perfetta. Ma diciamo che i miei trascorsi da autore un po' servono. E quindi raccontaci qualche campagna, anzi, la campagna, l'attività di marketing, la prima che ti viene in mente per Burgess. Partiamo da questo. Guarda, me ne vengono in mente due. Sì. Una proprio è di ieri, nel senso che non l'ho mai fatta, ma ne ho parlato a diverse persone in questi anni e quindi me l'ha rubata. Non so ancora chi, però l'hanno fatta prima di noi, che sembra non c'entri niente con Burgess, ma in realtà non c'entra. Tu sai, avendo letto i miei libri, che noi abbiamo il difetto, noi italiani, di fare marketing e stare troppo sul prodotto, senza inventare storie, senza girarci intorno, senza costruire un mondo. E un paio d'anni fa avevo avuto l'idea di tappezzare Milano con delle foto di ragazzi e di ragazze. E ogni foto, una foto con una ragazza o ragazzo e sotto scritto Banksy sono io. Mi piaceva come azione testimoniare il fatto che se tu non ci dici chi sei, allora ognuno di noi può essere Banksy. E quindi volevo tappezzare a Milano di questa cosa qua, con un QR code che rimandava Burgess, forse o forse no. Non c'entra niente con Burgess, ma mi sembrava una cosa degna. Ieri mi mandano una foto in cui si vede un manifesto enorme nella facciata laterale del Duomo di Milano, con scritto Banksy is you. E quindi non è come l'avevo pensata, ma deve essere qualcuno che ha parlato con me o ha sentito qualche mia intervista, perché io prima di farla questa cosa qua, diciamo, ne ho parlato un po' di persone. Questa è una cosa che mi sarebbe piaciuto fare, ormai non si può più fare, però mi sarebbe piaciuto fare. Come viene prodotta la comunicazione di Burgess? Cos'è Upper Beast Side? Upperbeast Side è un'agenzia abbastanza anormale, perché gode di ragazzi sparsi un po', non dico in tutto il mondo, ma tra l'Italia e gli Stati Uniti. Quando hanno un'idea, ce la comunicano, se ci interessano internamente la realizziamo. Non c'è un piano editoriale, c'è una linea editoriale, ma un piano no, e siamo una roba strana, un oggetto non classificabile. Ed è interessante anche perché non abbiamo una sede, anche se la realizzeremo entro un anno e mezzo, ma anche questa sarà una cosa strana. Quello che stiamo facendo adesso di diverso rispetto agli anni passati è che stiamo prendendo in mano anche altre aziende. E quindi per Bissazzi è una cosa un po' strana, però non percorre le strade delle classiche strade delle agenzie classiche di comunicazione, perché pensiamo che sia una cosa un po' ormai passata, un po' antiquata. Come è stata costruita questa rete di persone che lavorano con te per Upper Beast Side? Allora, in un modo abbastanza semplice. Prima, come ti dicevo, sono stato direttore creativo e ho realizzato 1200 documentari di 3 minuti 1 in poco tempo e mi avvalevo di circa 280-300 creativi sparsi in tutto il mondo, dall'Australia all'America, all'Africa, all'India. Loro mi aiutavano a produrre appunto questi documentari in motion, in grafica, in compositing, footage, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che me ne sono tenuti alcuni e sono bravissimi, lavorano dal loro studio in America o dalla loro casa, dal loro appartamento. Sono lì e quando abbiamo necessità lavorano per noi, oppure il contrario, quando loro pensano di avere un'idea ce la propongono. Fighissimo. E qua torna anche quello che dicevamo prima del fatto che le tue esperienze passate, le tue vite precedenti si rivelano utili in quella attuale. Esatto. E tra questi creativi c'è anche colui che
fatto il logo di Burgess, che è un po' particolare come logo. Il logo di Burgess, try not to come back if you can, no, non c'è, ma si chiama Jonas Jelte ed è un bravissimo creativo. Diciamo che è stato direttore creativo di Energy tanti anni fa, e è svedese, bello perché il logo di Burgess è diciamo che il suo claim, per la prima volta un claim diventa un logo. E mi ricordo che quando gli chiesi di farlo, di realizzarlo, non ebbi il coraggio di dirgli: mi piacerebbe fare try not to come back if you can come logo, perché mi sembrava esagerato. Poi un giorno lui mi scrive e mi dice: guarda, io try not to come back if you can è talmente forte che lo userei come logo, è forse anche quasi più forte della parola Burgess. E io a quel momento gli ho detto: ok, fallo pure, perché se l'hai pensato tu insieme a me, come l'ho pensato io, forse è la cosa giusta. E i colori sono quelli rosso, bianco e nero, ma poi per colpa mia sono diventati mille, ossia non mi interessa avere un colore nel logo o nel brand, non ci interessa, tutti i colori sono... possono essere usati da noi, ma come anche tutti i font, eccetera, eccetera. Siamo proprio lo sconquasso di tutti i designer e tutti i creativi del mondo. Tutto quello che non si può fare, compreso la negazione, prova a non tornare, l'abbiamo fatta, insomma. Però funziona. Che Volontariamente, ma l'abbiamo fatta. è quello che Funziona, conta. sì, funziona, però quello che l'altro sconquasso, che è quello della teoria, perché se un oggetto funziona non significa che tu lo debba teorizzare per dire agli altri come si fa, perché magari ha funzionato con noi e non funzionerà mai più, o viceversa. Quindi il bello della teoria è che ti fa studiare dei libri in cui ci è riportato quello che nel mondo hanno fatto. Tra i libri mi vengono in mente Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che dalla letteratura tu prendi questi due personaggi per spiegare una tua teoria, che è quella Sì. dell'utente, la differenza tra utente e cliente, che in questa l'ho Sì. trovata molto interessante, quindi ti chiedo di rispiegarcela. Sì. Semplicemente, come dire, non ci si è accorti che un po' di anni fa è nata una cosa che si chiama internet, però la comunicazione e marketing non se ne sono accorti, se non usare il mezzo internet per fare una campagna invece di usare l'out of home, l'offline, solo questo, è cambiato il mezzo, il veicolo della tua comunicazione, ma non è cambiata la comunicazione. E invece credo che questo sia sbagliato. E quindi ho capito, me ne sono accorto che internet ha cambiato anche, non ha cambiato gli esseri umani, ma ha dato loro un'altra espressione, che è quella di uno schermo. E quindi Burgess si comporta con il cliente in un modo che è quello classico e consono, rappresentato dalla famosa frase "il cliente ha sempre ragione", ma dal momento che esce dai limitari del locale e diventa un utente, quello è uno che con Burgess non ha niente a che fare, e quindi se mi tratti male io ti rispondo a tono. Se tu sei un maleducato dietro al tuo computer, da quest'altra parte, dietro il computer di Burgess, c'è un maleducato che ti risponde a tono. Ok, molto interessante. Ti ringrazio della tua Bene. disponibilità allora e ti farò Grazie sapere com'è Understanding Comics. a te. Ok, ci tengo. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Ciao Francesco, buona giornata, ciao.